Se qualcuno pensava che la medaglia di bronzo conquistata ai mondiali di Valkenburg fosse solo il frutto di una giornata particolarmente fortunata, Elisa Longo-Borghini ha ben pensato di cancellare ogni dubbio. Sì, perché la vittoria di domenica in Coppa del Mondo a Cettigno le ha davvero spazzati via i dubbi. In sala stampa ha detto Elisa: «Non sono la più forte in salita, non sono la più forte in pianura e nemmeno la più veloce in volata. Ma mi piace correre con la pioggia e vado forte in discesa, così ho attaccato in discesa». Lucida e distintiva. Dopo le prime fasi, con la fuga ricucita a metà gara di Ghillo, Molman, Canwell e Dams, in discesa scattano l'australiana Amanda Spratt e Lori Kais e appunto Elisa Longo-Borghini. Le due vanno via regolare fino a quando Elisa apre il turbo e se ne va. 10, 18, 30, 45 secondi. Elisa continua imperterrita nella sua azione solitaria e arriva dando 1 minuto e 44 a Emma Johansson, seconda. A seguire le varie Van Dijk e Spratt. A 2.24 il gruppo della Vos, con lei una meravigliosa Rossella Ratto, ottava, anch'essa splendida conferma in chiave nazionale.